Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Il Grande Fratello sta già mettendo nei guai Alfonso Signorini, con lui tutta Mediaset, arrivano i rimproveri. Quest'anno il Grande Fratello è partito col botto e sta già facendo discutere non solo il pubblico a casa, ma anche i capi Mediaset. Alcuni comportamenti poco corretti, sia da parte dei concorrenti che di Alfonso Signorini, hanno allarmato i vertici che hanno dovuto prendere provvedimenti. Quest'anno il reality vede sfidarsi sia gente VIP che NIP, Not Important People, nel tentativo di dare una sferzata di novità al programma. Tra i concorrenti VIP ci sono Grecia Colmenares, attrice venezuelana, Alex Schwazer, ex atleta olimpionico, Samira Lui, ex insegnante e showgirl, Massimiliano Varrese, imprenditore, Angelica De Santis, influencer, Marco Maccarini, conduttore televisivo, Giulia Saleni, influencer e showgirl, Luigi Punzo, attore e modello, infine Giorgia Venturini, influencer. Passando ai concorrenti NIP troviamo Beatrice Luzzi, studentessa universitaria, Letizia Petris, fotografa, Vittorio Menozzi, insegnante di educazione fisica, Giselda Torresan, parrucchiera, Paolo Masella, cantante, Rosy Cin, imprenditrice e influencer, Arnold Cardaropoli, avvocato, Ciro Petrone, attore, Claudio Roma, giornalista, Fiordaliso, cantante, Heidi Baci, influencer, Valentina Modini, addetta stampa. Insomma, un gruppo di partecipanti molto vario che ha attirato il pubblico ancora una volta. Ma i telespettatori ormai sono giunti al limite e, se le cose non cambieranno, il reality potrebbe rivelarsi un fallimento vero e proprio. Un Grande Fratello che non piace. Il pubblico sta cominciando a stancarsi di ciò che accade al Grande Fratello, soprattutto dopo gli avvenimenti dell'ultima edizione che hanno sconvolto il web. La pazienza dei telespettatori è al limite e già da queste prime puntate si respira un clima molto teso. I fan sono stanchi della conduzione di Signorini e c'è il rischio che questa edizione possa essere l'ultima per lui. Di recente il conduttore ha fatto un'uscita infelice su uno dei concorrenti, Claudio Roma, usando un appellativo che ha fatto storcere il naso ai telespettatori e ai concorrenti della casa. I passi falsi di Signorini non finiscono qui, ecco cosa è successo in una delle ultime puntate. Tra i grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello c'è anche Alex Schwazer, ex sportivo che si è reso protagonista di uno scoop sul doping molti anni fa. Nella casa Alex ha condiviso dettagli sulla sua vita personale. Il pubblico però si è accorto di alcuni comportamenti non consoni da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti affrontato in modo molto poco rispettoso alcuni dettagli riguardo l'uso di doping da parte di Alex. Il pubblico sostiene che Signorini si sarebbe dovuto rivolgere a lui in modo più gentile. Bisogna anche sottolineare il fatto che Alex e sua moglie si sono abbracciati nonostante il regolamento della casa non permetta di farlo, di fatto violando le regole del programma. Nello stesso momento, la regia ha staccato per qualche secondo il microfono a Signorini, permettendo ai due di godersi il momento. Anche se il pubblico e gli altri partecipanti si sono commossi, alla fine l'episodio ha comportato una sanzione a tutti i concorrenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.